Benvenuti al nostro appuntamento con il TG Ambiente. Apriamo il nostro notiziario con le energie rinnovabili. Ci sono importanti novità per l'Italia che provengono dall'Unione Europea. Scopriamole insieme. La Commissione europea ha dato oggi il via libera al piano messo a punto dall'Italia per incentivare quest'anno la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Gli interventi previsti per Bruxelles sono conformi alle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Il sistema di interventi contribuirà al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione europea, si legge in una nota della Commissione, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato unico. In particolare, il piano sosterrà l'Italia nel conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di energie rinnovabili, contribuendo ad aumentare la capacità di generazione da fonti rinnovabili di circa 1300 MW. La Commissione, si legge ancora nella nota, ha valutato il regime di interventi messo a punto dall'Italia nel quadro della disciplina in materia di aiuti di Stato per la protezione ambientale e l'energia 2014-2020. In base a tali norme, gli Stati membri possono erogare aiuti di Stato per le energie rinnovabili a determinate condizioni. L'Europa dovrebbe essere in grado di conseguire i propri ambiziosi obiettivi in materia di clima e di energia al minor costo possibile per i contribuenti e senza indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico. Restiamo nell'ambito delle fonti energetiche. Dopo il disastro nucleare di Fukushima, il Belgio ha deciso di adottare delle nuove misure di sicurezza. Il Belgio distribuirà a tutta la popolazione delle pastiglie di iodio come misura di prevenzione in caso di incidenti o catastrofi nucleari. Lo ha annunciato oggi il ministro della Salute belga. Prima ha detto la distribuzione era prevista per un perimetro di 20 km dalle centrali nucleari. Adesso bisogna prendere queste misure per un perimetro di 100 km, il che equivale a tutto il territorio nazionale. La decisione è stata sollecitata dal Consiglio Superiore della Sanità, ma osteggiata dall'Agenzia Federale per il controllo nucleare, che stimava come sufficiente la fascia di distribuzione di 20 km. L'assunzione di iodio aiuta a ridurre gli effetti delle radiazioni nucleari sulla tiroide. Ora il Belgio dovrà valutare la maniera più efficace per la distribuzione delle pastiglie. La decisione fa parte delle misure previste dal governo per aggiornare il piano di urgenza nucleare del 2003 e secondo la ministra non avrebbe nulla a che vedere con i dubbi sollevati dentro dai Verdi e fuori il paese dai governi di Germania, Olanda e Lussemburgo sullo stato di salute delle 7 centrali belghe. Questa decisione, ha affermato De Blok, è venuta dopo il disastro di Fukushima. In tutti i paesi c'è stata un'attualizzazione dei piani d'urgenza nucleare. La settimana scorsa Berlino e Lussemburgo hanno chiesto a Bruxelles la chiusura dei reattori di Doel 3 e Tihange 2, richiesta già avanzata a inizio anno dall'Olanda. Parliamo adesso dell'Aquila e lo facciamo con l'intervista al presidente della Gran Sasso Acqua, Amerigo Di Benedetto, in merito ai sottoservizi. Da un punto di vista ambientale, evidentemente il primo passo è la separazione fra le acque nere e le acque bianche, quindi ci sarà la possibilità di avere un centro storico sezionato rispetto agli aspetti della depurazione, perché in genere negli anni le disfunzioni sono state il fatto del cumulo di queste due tipologie di acque che andavano ad appesantire gli impianti di depurazione, quindi ci sarà una maggiore possibilità di gestire nel miglior modo possibile questi aspetti che sono di maggior tutela, diciamo così, per quanto riguarda l'ambiente. Questa è un'opera molto imponente, invasiva, che necessita, per essere in qualche modo percorribile, della collaborazione di tutti, e questi incontri che noi facciamo sono proprio finalizzati alla massima condivisione. Noi abbiamo una grande voglia di metterci a disposizione, sappiamo che i problemi ci sono e ci saranno, però stiamo chiedendo ai cittadini di collaborare con noi, di fare qualche sacrificio, ma il sacrificio deve essere reciproco, cioè noi dobbiamo essere a disposizione e cercare di assecondarli in tutte le loro esigenze. Tempisticamente stiamo andando avanti per strade, stiamo cercando di chiudere tutta la parte del centro storico che già è stata realizzata e a breve partiremo con un cronoprogramma per strade e cercheremo di condividerle in questi tavoli che ai quali voi avete partecipato e che avete visto mettono proprio il cittadino nelle condizioni di poter rappresentare il suo singolo
problema e la sua singola esigenza. E questo penso che secondo me è un modo originale di affrontare il rapporto con la cittadinanza, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, di coesistenza della ricostruzione privata e pubblica. È scoppiata negli ultimi giorni la polemica sulla gestione del cimitero monumentale del capoluogo d'Abruzzo. In merito abbiamo intervistato l'assessore all'ambiente del comune dell'Aquila, Maurizio Capri. La questione dei cimiteri purtroppo è stato un polverone in questi giorni, ma io ci tengo a ribadire che i cimiteri, tra mille difficoltà, l'amministrazione sta andando avanti. Anzitutto voglio precisare che non è vero che i soldi impegnati non sono spesi. Noi abbiamo impegnato tutte le risorse che avevamo a nostra disposizione, circa 10 milioni di euro, sia sul cimitero monumentale che sui cimiteri territoriali. Vi ricordo che noi abbiamo circa 20 cimiteri, compreso il monumentale qui all'Aquila, e quindi la questione è molto molto delicata. Abbiamo sul monumentale, dove effettivamente qualche problema ce l'abbiamo, anche qualche ritardo, lo riconosco, dovuto principalmente però al fatto che anche delle difficoltà che ci sono nello spostamento delle salme. Noi abbiamo circa 1000 salme da spostare, forse anche di più, da edifici che dovranno essere poi ricostruiti e ristrutturati ad loculari provvisori, che peraltro stiamo acquistando, stiamo vedendo anche sul mercato la possibilità di questo tipo di moduli, che poi dei moduli che poi non vadano sprecati, che possono essere in qualche modo riutilizzati. Insomma, la situazione è molto complessa, perché non si tratta soltanto di una ricostruzione dell'edificio, che sarebbe la cosa paradossalmente più facile, ma si tratta di una serie di interventi, quindi lo spostamento delle salme, la messa in sicurezza, anche sotto un profilo, come potete immaginare, igienico-sanitari, perché in alcuni casi le salme sono molto datate, insomma. Quindi la situazione è molto molto complicata. Io peraltro alla prossima delibera CIPE, che ci sarà spero fra pochi giorni, ho fatto prevedere un'ulteriore somma di 4 milioni di euro, proprio che ci serviranno appunto per completare il cimitero monumentale. Per quanto riguarda gli altri cimiteri, stiamo intervenendo con delle oculari, abbiamo già fatto degli interventi, delle progettazioni su Camarda, adesso la faremo su Roio, la faremo su Filetto, insomma stiamo lavorando. Sassa abbiamo fatto, sono già pronti i loculi di Sassa, anche all'Aquila sono pronti, saranno pronti nei prossimi mesi dei loculi, insomma stiamo lavorando. Il problema è molto complesso, però ecco, che non si dica che l'amministrazione è ferma e soprattutto che non si dica che ci sono i soldi e non sono stati spesi. Farà tappa all'Aquila lunedì 2 maggio la seconda edizione di Keep Clean and Run, pulisci e corri, la corsa di 350 km tra Marche e Lazio, passando per l'Abruzzo, che rappresenta l'evento centrale italiano del terzo European Clean Up Day. Dalle 18 presso l'auditorium del parco è in programma l'incontro dibattito sulla corretta gestione dei rifiuti, con la partecipazione tra gli altri del testimonial Maurizio Zaffiri, già capitano dell'Aquila Rugby e nazionale italiano, e dell'assessore all'ambiente del comune dell'Aquila, Maurizio Capri. Pulizia del territorio, in programma una serie di giornate dislocate su tutto il comune dell'Aquila. Il contributo. Siamo partiti con un progetto, un programma in collaborazione con i consigli territoriali di partecipazione, assessorato all'ambiente e ASM, che riguarda appunto la pulizia del territorio, chiamiamolo così, puliamo il territorio. In che cosa consiste? Consiste in una serie di giornate, una serie di eventi, 5 o 6 eventi divisi su tutto il territorio, che ci consentono innanzitutto di dare una pulita sommaria, ovviamente, non su questioni importanti né soprattutto su ingombranti, ma su una pulita generale dei parchi, dei luoghi, anche dei cimiteri. È accaduto anche in qualche cimitero. La scorsa settimana abbiamo iniziato con Sassa e Preturo, poi Preturo è stata rinviata, però a Sassa è stato pulito il cimitero di Genzano. Domani abbiamo un intervento, un appuntamento su Roio e Pianola. Quello su Roio, mi permetto di segnalarlo, sarà un intervento direttamente sulla pineta di Roio. Ecco, su queste questioni, ripeto, è vero che partecipano i cittadini, coordinati dai consigli territoriali di partecipazione, ma c'è una forte partecipazione di molte associazioni. Ripeto, prevalentemente su Roio molte associazioni partecipano, e questa è una bellissima cosa, perché significa che c'è un senso civico, soprattutto per la cura del verde e dell'ambiente, che a noi non può che far piacere. Queste cose andranno ripetute per tutto il mese di maggio su tutto il territorio, sempre con la partecipazione dei consigli territoriali di partecipazione, e poi durante l'estate e anche in autunno ci saranno degli altri interventi.
Animali e circo, connubio oggetto di scontri tra animalisti e circensi. Noi abbiamo sentito, ascoltato esponenti dell'una e dell'altra parte. L'attività circense che ricorre agli animali negli spettacoli è spesso oggetto di dibattito. In alcuni casi le associazioni ambientaliste o sedicenti tali accolgono gli attendamenti dei circhi con lacci di pietra, insulti e contestazioni di vario genere. Athos Adami del circo Rolando Orfei ci ha raccontato qualche dettaglio per quanto riguarda la gestione degli animali nel circo, a cominciare dalla provenienza che per il 90% è interna. Gli animali, dice, sono nati già negli ambienti circensi. In alcuni casi i cuccioli nati nel circo vengono donati a strutture di ricerca o di riproduzione. La presenza di un veterinario stabile garantisce l'incolumità degli animali. Proprio durante il tragitto che ha portato il circo all'Aquila è nato l'ultimo cucciolo della grande famiglia del circo Rolando Orfei, un somarello sardagnolo. Il circo Orfei, come la maggior parte dei circhi italiani, osserva accuratamente le leggi italiane di tutela degli animali, leggi che nel panorama europeo sono all'avanguardia. È stato oggetto di controlli da parte delle guardie zoofile aquilane della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. In questo caso, come devo dire in quasi tutti gli altri casi, si è potuto constatare che in linea di massima la normativa è rispettata, la normativa vigente. Non abbiamo nessuna intenzione, nessuna volontà di lavorare contro i circensi, ma ci piacerebbe che nel tempo la presenza di animali nel mondo del circo venisse superata. Uso e riuso, la nostra rubrica, scopriamo insieme Riciclarte. Sono circa 50 gli artisti che partecipano a Riarteco 2016 e che hanno in questo modo deciso di contribuire al riconoscimento al rifiuto, titolo della 12ª edizione inaugurata a Palazzo Cisterna mercoledì 16 marzo. Riarteco sottolinea come i rifiuti, oltre a essere raccolti, debbano essere sempre più riconosciuti, quali importanti risorse che possono acquisire un valore economico attraverso il recupero ed il riutilizzo dei materiali ed una valenza creativa, mediante ciclo artistico o la realizzazione di opere di ecodesign. L'esposizione inizia il tour da Torino e prosegue a Genova con una doppia esposizione, Pisa e Cerveteri. Nasce Riarteco a Firenze 12 anni fa, siamo arrivati a Torino. La bellezza, l'emozione che questi artisti portano nella trasformazione dei rifiuti. Tutto questo è davanti agli occhi del visitatore per consumare meglio e per consumare meno. Proseguiamo con gli eco consigli e con qualche consiglio sul compostaggio. Nella giornata mondiale della terra, il Consorzio Italiano Compostatori svela gli eco consigli per una buona raccolta differenziata dell'umido. Trasformare gli scarti organici in compost è uno dei modi per contribuire all'uso sostenibile delle risorse e l'Italia nel compostaggio è leader in Europa. Per migliorare la raccolta dell'umido e trasformare i rifiuti organici in compost, dal CIC arrivano utili vademecum che parte dalla base. Cos'è il compost? L'utilizzo di compost reintegra nel terreno una sostanza organica, carbonio, i principali elementi nutritivi, azoto, fosforo, potassio. Aumenta la porosità rendendo il terreno più facilmente lavorabile, riavvia i cicli biologici favorendo la presenza di batteri e lombrichi. Oltre a mantenere la fertilità dei terreni, permette di ridurre l'impiego di risorse non rinnovabili utilizzate per produrre fertilizzanti chimici, riducendo allo stesso tempo la quantità di scarti organici da smaltire. Compie dunque un'azione ecologica, agronomica ed economica. Con l'utilizzo del compost si stima un minor costo complessivo per l'approvvigionamento di torbe e concimi minerali. Qualche curiosità su ciò che non ci aspettiamo possa essere compostabile. Anche il sughero materiale naturale è biodegradabile, quindi i tappi in sughero possono essere avviati al compostaggio. Meglio quindi preferire vini confezionati con tappi in materiale naturale come il sughero a quelli in plastica. Diventano compost anche i resti di cibo secco degli animali domestici e fiori appassiti o morti che tornano così alla terra e contribuiscono a nuove fioriture. Ed ora il libro della settimana.
Sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale sono due facce di un'unica medaglia, ce lo ricorda con forza Papa Francesco. Nell'enciclica Laudato Si propone il concetto di ecologia integrale. Traendo dalla letteratura scientifica e istituzionale il volume propone un percorso ove sostenibilità sociale e ambientale si intersecano e si sovrappongono. L'opera è arricchita dal brillante inquadramento introduttivo di Giuseppe Chinnici, dalla premessa problematica di Giorgio Nebbia, precursore della sensibilità ambientale, e dall'appassionata e lucida postfazione di Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro, che dopo aver toccato con mano le questioni socioambientali operando per tanti anni in Brasile, è oggi arcivescovo di Taranto, un tempo perla della Magna Grecia e ora anch'essa linea di frattura socioambientale. Nel primo capitolo si prospettano i rischi ambientali e quelli socio-economici collegandoli all'imperante individualismo metodologico e invocando la ricostruzione di un modello olistico di conoscenza e azione in un nuovo umanesimo che contempori individuo, società e natura. Poi si muove dalla natura verso l'uomo evidenziando le conseguenze del degrado ambientale in termini di impoverimento e diseguaglianze esasperate nella società. Il terzo capitolo va dall'uomo alla natura, mostrando i nesti principali in cui lo studio della povertà e della diseguaglianza si interseca con gli impatti sul sistema ambientale. Il capitolo finale sintetizza l'esempio di Dorothy Stang, martire della passione. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, ci vediamo alla prossima edizione del TG Ambiente. Come away with me, come, let's go away to be on a new adventure for two. We can fly across the ocean or take a train together. I don't care as long as it's beside you. Take a road trip in a car, we'll get lost and go too far. While on the beaches we will watch the sunrise. And if we've done, there's all to do. I'll just sit and stare into your loving face, graced with those beautiful eyes. I have fallen.